Jaguar F-Pace, il SUV di taglia grande di Jaguar. SUV o fuoristrada? Beh, se guardate come l'abbiamo conciata vi renderete conto che ne siamo usciti vivi e quindi che anche qualcosa da raccontare nell'ambito off-road c'è. 4,73 m di lunghezza per questo grande SUV che richiama tutti gli stilemi delle Jaguar che abbiamo visto in quest'ultimo periodo. Abbiamo di recente provato i Pace e qui si aggiunge questo interessante badge 300 Sport. Vi spiegheremo poi che cosa significa. Viene ripreso anche in altre parti, per esempio nella pinza che vedete qui insieme al nostro cerchio che al pari della gomma è stato inzozzato completamente. Mi piacciono moltissimo le calotte degli specchietti retrovisori che sono satinate, ovviamente a contrasto rispetto a un colore che forse impreziosisce non tantissimo questa F-Pace, però da grande sobrietà va detto. Tutte le impostazioni sono elettriche e vedete che posso spostarmi in avanti, indietro, in alto, in basso. C'è un meccanismo insolito per quanto mi riguarda per ciò che riguarda il piantone dello sterzo. Ho una piccola chiave, chiamiamola così, qui sulla destra del piantone e posso tranquillamente poi andare a gestire altezza e profondità del piantone. Una volta messo a posto, basta che la vada a ribloccare e sono a cavallo e lo state vedendo qui nelle immagini di copertura. Il tunnel è abbastanza ampio, ma questo non osta la posizione del mio ginocchio destro. L'altezza per la mia testa basta e avanza, lo spazio per le spalle c'è, così come quello per le ginocchia e in generale per le gambe. Il passo è più che sufficiente a garantire la seduta di un occupante di medie dimensioni. Vedete anche che però con il sedile del passeggero anteriore impostato sull'altezza di Andrea, per cui 1,62 m, io posso davvero viaggiare in totale sicurezza e soprattutto in totale comfort, perché non vado a toccare con la testa anche se non sono lontanissimo dal cielo. È anche vero che grazie a questo tetto in vetro ho non solo luminosità ma anche qualche centimetro in più da potermi giocare. Alla fine del tunnel anteriore ci sono le bocchette della climatizzazione e qui sotto ho una serie di prese 12 volt, USB, basta USB. Sono molto comodi e pratici gli agganci Isofix, perché oltre al binario sono molto sporgenti. Ragazzi, vi garantisco che installare e bloccare un seggiolino è veramente operazione di pochissimo tempo. Nel bracciolo, fissi stavolta, i due portabicchieri. Tanta pelle. Taglio posteriore che risponde a stilemi già visti su altre Jaguar. Lunotto molto inclinato, con la necessità quindi di andare a pescare la telecamera. Preferite quella da 360 gradi rispetto a quella che abbiamo qui. Doppio terminale, bagagliaio che, come in tante altre situazioni, si apre in misura elettroattuata a liberare una capacità che va da 650 a 1900 litri. Belli binari che mi consentono poi di andare a bloccare i miei bagagli senza che così vaghino dentro il mio bagagliaio. Doppia luce di cortesia, presa anche qui da 12 volt. Eccola qua, può durare aprire, però vi garantisco che c'è. Una tasca da quella parte e sotto un altro spazio enorme, compreso il kit di riparazione dello pneumatico. Andiamo a riporre tutto. Non ho la possibilità di chiudere le serrature, esclusivamente il portellone. Velocità forse un filino pigra, ma tutto sommato badiamo alla sicurezza, cosa che cercheremo di fare anche alla guida di questa Jaguar F-Pace, nonostante la potenza sia tanta. Bordons, è questo il motore giusto per questa vettura? Basta 2000, basta motori che non so, che non hanno questa rotondità di un V6 3000. Mi piace anche il rumore. E te credo, 300 cavalli, 700 Nm di coppia. Sì, c'è sempre la potenza giusta. Tra l'altro anche il cambio, 8 rapporti, automatico, sempre a fuoco, possibilità di girare il pomello che sale e scende quando l'accendi. C'è sempre l'effetto scenografico di questo pomello che sale e scendi in modalità sport. Devo dire, sempre a fuoco, e poi le palette dietro al volante per utilizzarlo in modalità manuale. Senti la cambiata.
un attimo sverniciare chiunque. Sì. E tra l'altro senti poco, perché è anche molto ben insonorizzata come vettura. Certo. È un animale d'autostrada, la metti lì a 130, non senti nessun tipo di rumore, sospensioni molto molto comode e arrivi a destinazione veramente riposato. Sì, ti dà proprio l'impressione che neanche a 170 sentiresti le vibrazioni, detto in maniera molto onesta. E poi, onestamente, è una di quelle, di quel genere di vetture che mi mette di buon umore quando salgo a bordo, da, per alcuni punti di vista, specialmente quelli legati agli interni. Belli. Cioè si nota la qualità, poi l'attenzione, l'impuntura contrasto. Questa impuntura gialla è bellissima, cioè, saranno... non perché sono i colori di automoto, no, esatto, non è per quello. Però quello che voglio dire è che bastano veramente alcune piccole cose per accenderti una soggettività che prescinde dall'oggettività, che invece ha qualche piccola cosa da registrare, no? Per esempio, quanto è bello quel badge 300 fuori, sì, sì, dalla vettura. Ma ti metto adesso in modalità Dynamic, cambia, diventa tutto rosso il cruscotto, che è un grande LCD. Metto in sport anche il cambio, lascio in automatico, non metto manuale, danzo in questa rotatoria, ovviamente quattro ruote motrici tendenzialmente sottosterzate, ma senti poi quando la trazione lavora sulle quattro ruote, senti anche il volante, hai visto quanto è diretto? L'ho lasciato un secondo, ma guarda, appena giro, guarda come inserisce anche qua. Aspetta, no, adesso voglio fare questa curva in maniera allegra, non c'è nessuno su questa strada, allora lo posso fare, frenata, inserimento. Hai visto come appena ho girato la macchina si è buttata dentro? Questo penalizza, basta, mentre entriamo nei ranghi, penalizza un po' la guida in off-road. Cosa c'è? Ti sono fatto la pipì addosso? No, ho calpestato il telefono. Aiuto, non benissimo. Esatto. E stavo dicendo, questo penalizza un po' la guida in off-road perché l'assetto non è proprio fuoristradistico, però poi ci porto e vediamo come si comporta. Grazie, che bella come porti nel campo, come sono felice. Però in effetti non si è coricata anche nell'inserimento in curva più di tanto, mantiene bene la strada, sembra veramente di guidare su, sì, un treno, dei binari, cioè poi non è scomoda, in città non ha l'effetto gomitino, lo start and stop entra bene, insomma è tutto tarato al meglio. Il difetto che trovo nei sedili, che sono bellissimi, è, sì, che la seduta è troppo lunga. Tutto il gruppo Jaguar Land Rover ha, io che sono basso, mi tocca dentro nel dietro del ginocchio. Quindi se siete bassi come me, andate a provarla, così capirete se può darvi fastidio o meno questo piccolo difetto. Io invece avverto un grandissimo comfort sia lato driver, come avete visto, sia lato passeggero, perché posso giocare con i meccanismi elettrici del sedile e posso veramente trovare spazio e lasciarne anche tanto a chi siede dietro. Però non c'è la memorizzazione della posizione del sedile e questa è una cosa che mi dà un po' fastidio. Giusto. Ho messo in sport il settaggio, metto anche il cambio in sport, metto in manuale le marce, giù tutto l'acceleratore, vediamo se cambia assolutamente da solo, a limitatore, no, che bello! Una vettura che ha 5.000, ovviamente stalla, è un diesel, ma che non cambia da solo a limitatore. Vediamo un po' la frenata. Pronti? Vai, giù tutto il freno. Ammazza, che frenata! Assolutamente, una frenata che ci ha proprio bloccati, e tra l'altro senza nemmeno, almeno stando a bordo, un beccheggio così pronunciato. Cioè c'è ovviamente. C'è ovviamente, c'è, perché è un SUV, però sì, si è comportata veramente bene. Ho dovuto usare tanta forza per far entrare l'ABS, però poi è entrato e gli spazi sono stati notevolmente interessanti per la mole e per il peso della vettura. ADAS. Purtroppo pochi, e qua la critica, perché su una vettura di questo tipo, di questo rango, secondo me alcune cose devono essere di serie. Per esempio l'assistente di corsia c'è, ma il cruise control adattivo non c'è, è un optional. L'assistente per l'angolo cieco, nel frattempo ti porta in camporella, è optional anche quello. C'è la frenata automatica di emergenza, ma avrei preferito ci fosse un pochino più di ricchezza anche nel modello base, no, perché noi non abbiamo il modello base, ma in questa versione che comunque è la 300 cavalli, quindi la top della gamma diesel. Noi abbiamo appena inserito, anzi l'ha fatto Andrea direttamente da questo funzione, selettore qui sul tunnel. Sì. Cos'hai messo? Ho messo pioggia, ghiaccio, neve, prima c'è eco, quindi fango non c'è, però pioggia. Diciamo situazione di scarsa trazione, scarsa se vogliamo. Trazione. E senti già la rigidità, senti anche in curva quando hai le ruote un pochino messe non sullo stesso piano, come le sospensioni sono tarate sul rigido?
senti il tombino, non tocchiamo sotto perché l'altezza comunque è buona, sì. Ma senti proprio che fa un po' fatica a trovare il grip, ma non perché la trazione integrale non lavori bene, anzi, gruppo Jaguar Land Rover può insegnare a tutti come far lavorare la trazione integrale, ricordo E-Pace che mi ha portato fuori da situazioni veramente incredibili, ma qua è proprio la trattura delle sospensioni più sportiveggiante che da fuoristrada. Sì, sono d'accordo con te, questo dopo tutto è... Qua rimaniamo nel fango, eh? Di un SUV cittadino. Aspetta, che... aspetta. Però ecco, senti anche qua la trazione. Sì. Cioè, ci sta. Quindi sì, trazione sì, integrale, però senti qua, qua come fa un po' di stuff, perché fa un po' fatica proprio, ripeto, con le sospensioni tarate molto rigide, da guida sportiva, tant'è che nello sport abbiamo visto là nelle curve c'erano soddisfazioni, in fuoristrada un po' meno. Beh, però tutto sommato si è comportato in maniera più che discreta, considerando considerando che ti suggerirebbe un impiego quasi esclusivamente stradale, no? Sì, oppure hai la casa in montagna. Bravo, la vedo nevica. Più come un valore aggiunto, no? Rispetto a una insufficienza in ambito fuoristrada. Invece così riesci proprio a completare un utilizzo che per forza di cose non può che essere urbano, cittadino, extraurbano, chiamalo come ti pare. O comunque strada bianca, voglio dire. Adesso sì, io sto amplificando il concetto così, per far capire che ha più una trattura sportiva che fuoristradistica. Sì, soprattutto fuoristrada potrete farlo anche di notte perché c'è un'illuminazione dei fari full LED Matrix pazzesca. No, abbiamo gli Xeno. Abbiamo gli Xeno, esatto. Questa cosa è un'altra di quelle cose che mi fa un po' arrabbiare, perché su una vettura di questo rango vedere gli Xeno e dover spendere 800 euro per i full LED, che sono tutta un'altra cosa, fanno molta più luce, ecco, fa parte di quella critica su un pacchetto optional che avrei messo di serie su questa versione. Vabbè, però basta spendere quei 800 euro, li aggiungi, allora vuoi fare già un discorso di prezzi? Oppure ce lo teniamo per dopo? Teniamocelo per dopo, dai. Facciamo un ragionamento sul sistema infotainment, funziona CarPlay, funziona Android Auto, molto bene. È il classico sistema del gruppo Jaguar Land Rover, con la possibilità di mettere i widget, personalizzarselo, e non abbiamo il display che va a gestire la temperatura, le modalità della trazione, eccetera, eccetera, perché questa è una vettura che si è ingegnerizzata prima, diciamo, di nuove Evoque, di però non è neanche altri modelli. Così, è vecchio modello. Però esatto, ho apprezzato il fatto dei tastini fisici qua, comodi, e anche lo spazio qua nella console centrale per mettere là il cellulare, o per metterlo qua, due bicchieri, insomma, devo dire che è organizzata bene. Non ho fatto vedere la retrocamera, che c'è, ma è verde, passiamo, se no sì, qua stiamo fermi. Vedendo, esatto, la facciamo in copertura. Bene, bella qualità. Optional 360 gradi, quindi noi abbiamo solamente la telecamera posteriore. E adesso, mentre tu vuoi raccontarmi dei consumi, io la metto in sport e vediamo se fai il 40. Ma volentieri. 8,5 in città con un litro di gasolio, 13,2 al limite autostradale, circa, diciamo, tra 14 e 15 a 110. Ci stanno, giù tutto l'acceleratore, guarda, sono partito anche da 40 ma da 38, senti com'è spinto? 700 tanto, newton Andrea, metro di coppia, ma questo ti tira anche una roulotte due assi tipica dei nomadi. Sì, esatto, i nomadi nel senso di gruppo musicale. Comunque esatto. Invece dal punto di vista costi, si parte da poco meno di 50.000 euro, per la nostra si parte da 65.100 euro. La nostra intesa come 300 cavalli, la intesa 300 cavalli, 3.000, bla bla bla. Ovvio, per pensare di averla accessoriata e togliersi qualche sfizio, qualcosa che vada oltre la razionalità, esatto. Ma no, non è vero, perché secondo me i fari LED, l'assistente di corsia, con il controllo adattivo, non sono uno sfizio, ma come no, quella secondo me è sicurezza, perché fanno tanta più luce rispetto allo Xeno. Ti garantisco che se vai a 90-100 all'ora anche fare lo Xeno basta avanti. Vabbè, ma allora non compro un F-Pace, dai. Ma che discorso è, scusa? Se deve essere 80-90. Ma non c'entra niente, anche se compri una Ferrari devi andare sempre a 110-130. Sì, ho capito, però in autostrada già a 130 avere un bel fascio luminoso, e poi a 90 in una stradina buia di campagna. Non è poco, ci vogliono profondità. Pici di abbaglianti. Ok, vabbè. Dai. Vabbè, comunque, insomma, tu non li spenderesti questi 800 euro. Ma io li spenderei 800 euro, però dico soltanto che spenderli non sono strettamente necessari perché sono uno sfizio. Però dico che su una vettura di questo tipo, secondo me, te lo devi mettere. Nel senso che completa il discorso, capito? Sì.
Non lo so. E voi che cosa pensate di questa diatriba? Ah, sei già al finale. Cosa vuoi che aggiunga? Non so, io ti aggiungo. Del tetto bello perché si apre tantissima, un bello spazio, una bella sezione. Poi, vabbè, qua c'è il portocchiali, tanti vani, vanetti, anche questo che si apre e si chiude a tendina mi piace. Mi piace il display davanti che può essere, diciamo, possiamo cambiare la visualizzazione. Ecco, forse bisogna prenderci un attimino la mano su come cambiare la visualizzazione, ma poi si può personalizzare abbastanza facilmente e tranquillamente. A me piace un sacco questo volante perché è bello, piccolo, ciccioso, si impugna bene, sportivo, poi abbiamo detto prima, molto diretto. I pulsanti sono molto razionali, sì, diciamo che hai il pacchetto di comandi che ti aspetteresti. Ecco, la cosa che non mi piace tanto è l'alzacristalli elettrico messo qua. Non lo so, lo preferivo qua, ma questa è una pippa mia, nulla di che, giusto per trovare un pelo nell'uovo. È sempre il solito discorso, noi che ne proviamo tante ci rendiamo conto che è sempre comodo metterlo qui, magari poi chi compra F-Pace è abituato ad averlo lì, così, col braccio qua, cosa che non si fa, si guida sempre 9 1/4. Una cosa che mi piace tantissimo è questa alcantarina che c'è qua nel montante e sul cielo, e poi una cosa la devo dire, ma quanto suona bene questa macchina. Con tutto questo romanticismo, qua a Montevecchi avrei voluto Chiara a fianco a me e non The Bordons, ma suona bene. Sì, suona bene, la canzone era quella che era, d'altronde vabbè, è andata così. Niente Digital Audio Broadcasting, quindi era 30 songs. Benissimo. Almeno non parlano su questa stazione. Ecco. Ragazzi, venite a dirci che cosa pensate di questa Jaguar F-Pace, noi l'abbiamo provata con piacere, fateci tutti i vostri commenti e appunti del caso, sapete come sempre dove trovarci. Comunque ciao. È il motore da prendere per la F-Pace, bello rotondo questo dieselone. Rotondo.